incredibile. Che città. Ah, non so, sarà questo sole, questo mare, queste canzoni. Ma a me questa città mi mette addosso una tale tristezza. Speriamo che arrivi presto il tuo trasferimento. Una volta in America ritroverai il tuo buon umore. Ma questo romanticismo sdolcinato non lo sopporto più. Non so cosa fare, mi annoio. Non posso nemmeno mangiare cibi stuzzichevoli perché il mio stomaco non li digerisce. Non posso bere champagne perché mi viene insidioso. Di giorno sono stanco da morire. La notte non riesco a prendere sonno. Ah, mi faccio proprio pena. Ma no, papà, sei solo un po' esaurito. No, bambina mia, la verità è che... Ti annoi, d'accordo. Sì, ormai dalla vita non mi aspetto più niente. Ma sei tu. Ma appunto per questo ho tutto, quindi non posso sperare di più. Ah, sono veramente un povero miliardario. Andiamo, papà. Allora mi sembra giusto che tu sappia che ho trovato la soluzione. Fra un mese mi suicido. Papà, hai sempre voglia di scherzare. No, non lo farò, lo farò. Lo farò, ma perché fra un mese? Perché in questo mese mi abituerò al dolore che mi procurerà la mia morte. C'è poco da ridere. Morire, questa sì che è vita. Mica a te e a quell'altro mariuolo. Ladra! Mi sono allevato una ladra in casa. Oddio, mi sento male. Oddio, mi sento male. No. Aiutatemi, per carità. No, calmatevi, buona donna, che vi è successo? Oh, sono stata derubata da una che sangue del mio sangue. Assassina disgraziata! Ma cosa vi hanno rubato? Tutto mi hanno portato via, mi dovete credere. Ero tornato dal mercato, avevo appoggiato il cesto con la roba per terra per aprire il portone. Quando quei due disgraziati sono saltati fuori come due diavoli e mi hanno portato via tutto. Tutto cosa? Ah, ma se dico tutto, no? Un chilo di pasta, un chilo di spaghetti, due scatole di pomodoro, vino, frutta e un prosciutto intero, capite? Un prosciutto intero. Ah, ma io li uccido! Uccidete chi? Quelli là, quella lei poi è capace di tutto. Ma siete proprio sicura? E lo volete sapere meglio di me? Quella è figlia della buon'anima di mia sorella. Vostra nipote? Sì. Ma che ragione aveva di rubarvi la spesa? Non le date da mangiare? Io? E che fossi pazza? Ma se avete detto che è vostra nipote. Che c'entra, signore, che c'entra? Anche se in casa, per la verità, quello che va detto. Sì. Lava, cuce, cucina, rassetta, fai letti, spazio, tutto, sì. Ma non ha voglia di lavorare. Ah. Niente, non si interessa al mio bisnisso. Al suo cosa? Bisnisso. Bisnis, no? Sì. Ma voi siete americani, no? Ah, business! Business! E come ho detto? E qual è il vostro business? Oh, veramente, io svolgo un'attività commerciale. Lavorate in banca? No, bancarella. Sì, sì. Sono i tabacchi. Ah, monopoli. Mazzuna. What is Mazzuna? Ma che vuol dire? Come ce lo faccio capire? Sigarette piccole, cicche. Cigarette. Ma se trovo a quei due che mi hanno fregato il prosciutto li denuncio. Anzi, peggio, me li mangio. So, non fate così. No. Prendete questi e andate a rifare la spesa. Grazie, signore. E non vi scomodate per così poco. Ma come, se vi hanno rubato un prosciutto? Ecco, appunto, non vi scomodate per così poco. Ma cosa intendete per poco? Questi sono pochi. Con quelli che costa oggi la vita con questi, sì e no, ci compro un etto di salame. Avete ragione, tenete. Grazie, signore. E come mi chiamate? Grazie, signore. It's okay. Grazie. It's okay. Grazie, signore. Ma lo volete sapere come mi chiamo, sì o no? Io mi chiamo Grazia, cioè zia Grazia. Ah, zia Grazia! Io sono il comandante Topi e questa è mia figlia Gaby. Oh, sono molto onorata di fare la riconoscenza di due signori così illustri, illustrissimi, illustrati. Grazie assai, signore, ma io questi soldi non li spreco così per una ladra. E che cosa ci fate? Con questi ci compro una candela a San Gennaro. Che mi deve fare la grazia di farla schiattare.
e a lui ci metto due diti in gola perché mi deve restituire tutto quello che sa mangiare. Alto là! Vorrei scambiare due chiacchiere con voi due. Quel Totò, cosa ti dice quella faccia? Ah, niente di buono. Dove l'avete messa? C'è sto con la roba, volete parlare, sì o no? Parla tu! No, parla tu! No, tu! No, tu! E la volete finire di fare questa a noi? Avanti! Ce lo siamo mangiato! Gesù, pure il cesto! No, quello no! Ci siamo mangiati solo il prosciutto! Tutto! Sì! Tutto! Oddio, mi sento male! Sono rovinata! Scusaci, zia Grazia! Scusa! Ma quel prosciutto ci guardava in un modo! Il prosciutto vi guardava! E da quando qua i prosciutti hanno gli occhi? Sì, ci guardava e ci parlava. Ah, ecco, bravo, ma i prosciutti parlano pure. Sì, è vero, ci diceva: prendetemi, e noi? E voi? Ce lo siamo preso, l'abbiamo mangiato. Signora, ma voi che avete da ridere tanto? Scusate, signora, ma mio padre erano anni che non rideva così. E voi proprio sulla mia disgrazia dovete... Ma si diverte, però... Così vi siete mangiati un prosciutto in due. Che bella pizza! No, lo abbiamo diviso con i nostri amici. Pure gli invitati, abbiamo fatto il banchetto. E ridete ancora. E fatevi un'altra risata vicino a queste grembiule. Sì, è vero, non abbiamo mangiato da soli. E se non ci credete, chiedetelo a loro. E questi chi sarebbero? I nostri amici. Ecco qua, abbiamo schierato il fior fiore della meglio aristocraticazia napoletana. Questi, oltre ad essere i nostri amici, per un po', come dire, il nostro esercito. E con un esercito come questo, dico io, potevamo vincere la guerra. Ragazzi, attenti! Volete una dimostrazione di quello che sanno fare i nostri ragazzi? E perché no? Ragazzi, dimostrazione! Come toccare il cuore dei passanti simulando un'invalidità. Thank you.
A una scemata, mi hanno preso prigioniero gli alleati verso Salerno, poi hanno deciso che ero molto intelligente e mi hanno fatto fare l'attendente traduttore interprete del comandante. Allora capite il dialetto napoletano? Niente, neanche una parola, però lo sto studiando. Quello sì. Ho cominciato col linguaggio del gesto. Volete vedere qualcosa? Perché no? Faccio vedere. E sarebbe? Andare, menare, pedalare. Così, verso sinistra. Volete vedere verso destra? Così. Poi c'è questo, apri il palmo, stringi le dita. E che cos'è? Vuol dire che cosa vuoi, fatto in basso, fatto in alto, mangiare. Invece gufam, ho fame, come si dice dalle mie parti, si dà qualche piccolo colpetto ripetuto sul fegato così, se la fame è poca, se la fame è tanta, fegato milza, fegato milza, fegato milza, fegato milza, non so come la vai, insomma. Poi c'è questo molto carino, è You cosa? Tu sei scemo! Oh. Oh no, tu nel senso di voi lei, signorina, non mi permetterei mai. Tu, you così, nel senso del linguaggio napoletano. Sa come sono barocchi loro che fanno ste cose così, eh? E per finire vi faccio... Due occhietti così, carini piccolini come i vostri. Visto che vi ho fatto sorridere, beh, adesso se permettete mi piacerebbe prendermi così un momentino di abbandono. Mi sbottono. Vi sbottonate? Ma no, nel senso della confidenza, signorina, posso? Certo, la confidenza. Voi ieri sera eravate in un teatro del palchetto, un palchetto del teatro San Carlo col comandante a vedere La Traviata, vero? È vero.
È vero, perché io ero giù seduto sotto di voi in platea e mi sono accorto che voi, per seguire meglio l'opera, vi sporgevate dal palchetto. E mentre il soprano cantava l'amami Alfredo, voi vi siete lasciata vincere dalla commozione, è vero? Sì, no. Non dite di no, perché io che ero giù di sotto mi sono accorto che da su di sopra scendeva giù di sotto una lacrima che plaf! Si è franta sulla mia fronte, e sono seguite altre lacrime, 100.000, e mi sono sentito tutta la fronte annaffiata, le lacrime hanno cominciato a scendere giù verso le gote, verso la bocca. Io ho cominciato a bere silenzioso e commosso queste lacrime di rugiada, che alla fine della romanza ero già ubriaco. E voi bevevate la rugiada silenzioso e commosso? Ma non ero io che piangevo. Ah no? Era mio padre. Ma che schifo! Ah, era vostro padre, carina questa cosa. Certo, era lui che piangeva. Ah, bene, che schifo. E allora, se permettete, vado a consegnargli questo messaggio urgente, signorina. Bella quella cosa lì del papà che piange. Signorina, che schifo, erano anche salate. Ah, arrivederci. Signorina, please, signorina. Di dove? Yes, signorina. Sì, sì, la con te. Io mi chiamo Salomè. Salomè, che nome buffo. Quella si chiama Salomè perché da bambina andava in giro sempre tutta nuda. Nuda come la verità. E Salomè non è capace di dire bugie. Allora, Salomè, sareste disposta a venire a trascorrere qualche ora qui da noi tutti i giorni? A fare che? Beh, voi siete una ragazza allegra, non so, mi potreste tenere compagnia. In cambio della quale, vediamo un po', io potrei insegnarvi l'inglese. Ma io quello già lo so! Non è venuto da Chesterfield, Luke Street, Bob Gordon, Ballo, Gingamel, vai, so! No. Mio padre intendeva un inglese corretto, un inglese che potesse esservi utile un domani nella vita. Vedete, da quando è stato trasferito a Napoli si annoia molto. Oh, poverino! Ed oggi è la prima volta che lo vedo ridere. Meno male, va! E poi, ecco, vorrei farvi un ritratto. Posereste per me? Ma io non posso venire qui. Abbiamo l'attività da mandare avanti. Ma quella potrebbe mandare avanti Totò. No. State zitto. Io no. Se dite di sì, senza offesa, saprò ricompensarvi bene. Oh, non dubitate, maresciallo. No, comandante. Comandante? Se l'offesa è grossa, sai, per noi va benissimo. Ah, e poi nella vita, chissà, non si sa mai, forse un giorno, potreste venire in America. Io? In America? Oh, mamma mia, sanno me, mi arrivo in America, dove stanno i dove? Oddio, mi sento male, Sanno me, ti piacerebbe? No. E tu che c'entri? È vero, è io che c'entro. È lei che deve decidere. Ma comandante, ci pensate, una con mamma in America, fra i grattacieli. Mi sembra già di sentire le risate che si farebbe la gente.
ammiraglio. No, comandante. Comandante, domani mia nipote verrà qui da voi. Ve lo prometto, ve lo posso giurare. E Capil, ma qua viene. Oh, what is Capil? Però questa scugnizza, Salomè. Ma lo sai, Gabby, che mi ha messo di buon umore? Sì, mi ha proprio messo di buon umore. Napoletana, come canti tu. Grazie, signori, grazie, grazie. Avete venduto qualcosa? No, vado a caccia di cicche. Volete una sigaretta? No, grazie. La sigaretta sembra una cicca in camicia. Posso chiedervi perché siete contrario all'idea che Salomè venga in America? Perché appartiene a me. A voi? No, a me, me. A Napoli. Lei è nata qua e qua deve restare. Siete molto attaccati alla vostra terra. Molto. Napoli. Eppure vi dà così poco. E vi pare poco? Un sole che ci copre d'oro, un mare di smeraldo e una luna così d'argento che basterebbe a raccoglierne i riflessi per diventare ricchi. Come siete romantico. Siamo romantici. È la nostra unica ricchezza. Cielo, questo azzurro mar,
vecchio di quello che sembrate. Beh, forse, ripetete, good morning. Zia Grazia è più giovane di voi. Ma che ne so io dell'età di vostra zia? Vogliamo ripetere, good. Dite la verità, che quando fate le scale vi viene un fiatone. Amen. Gentile miss, vogliamo studiare yes o no? Posso dire quello che penso? Yes. No. Che arriva dalla grande. Io scherzavo. E avanti su, non fatemi l'uso. Psst, uffa. E dai, che siete già brutto abbastanza. Quando fate quella faccia mi fate sentire colpevole. Lo sapete come sono fatta io? Sono una testa matta, dico le cose così, tanto per dire. Ho un carattere allegro. Su, su, c'entra. C'entra, c'entra. Io vi dico di no. E io vi dico di sì. No. Sì. No. E va bene, non so ballare la tarantella. Ah, ecco perché siete sempre così incazzoso. Così musone, insomma. Gentile miss, forse a voi posso sembrarvi un musone, ma sappiate che quando ero giovane ero molto spiritoso ed ero molto richiesto alle feste, ai cocktail, ai party, e avevo anche una bella voce. Avevo. Allora forza. Forza cosa? Come in. Come in cosa? Cantate. Adesso? Certo, adesso. Anche se è passato del tempo, se avevate una bella voce, qualcosa ci deve essere pure rimasto, no? Coraggio. Oh my darling, Clementine. Out. Posso dire quello che penso? No. Yes. Voi, per me, non avete mai saputo cantare. Beh, eppure una volta. No, non contate storie, non ci credo. Non ci credo nemmeno se viene a giurarmelo San Gennaro in persona.
Vi siete arrabbiati un'altra volta. Va bene. Good morning. How are you? Ho sbagliato. Ho detto qualcosa che non dovevo. Ah, ho capito. Ti hanno scritto una lettera anonima. Mi hanno scritto che vado a Porcella a vendere le sigarette. Sono dei bugiardi fedeli. Io non ci vado da una settimana, da quando vengo qui. Lo giuro davanti alla Madonna. Il commercio lo manda avanti Totò con i ragazzi. Ma insomma, che avete? Leggete. Ma se non so leggere. Il comando generale ha deciso il nostro rientro negli Stati Uniti. Oh, come mi dispiace. Dice proprio così? Sì. E quando dovreste partire? Fra 7 giorni. Che peccato. Salomè, ecco, io volevo dirvi... Sentite, Salomè, volevo pregare... Salomè... Ma volete parlare, sì o no? È un'ora che mi state chiamando! Sono qua, mi sto ascoltando. Ecco, in questa settimana che vi ho frequentato, mi è ritornato il mio buon umore. Io non direi proprio. Bene, parlavo anche con mia figlia. Senza di voi io mi sento già ripiombare in un'infinita tristezza. E non posso più fare a meno di voi. Salomè, mi volete sposare? Cosa? Vi ho chiesto di sposarmi. Sposarmi? Ma io sono napoletana. Che se ne fa uno come voi di una come a me? Beh, pensateci, rifletteteci. Chiedete consiglio a vostra zia, eh? Vi aspetto con lei questa sera. Adesso scusatemi, ma ho molte cose da sbrigare e devo lasciarvi. Non capisco perché il comando mi abbia avvisato così in ritardo. Proprio non capisco. Salomè, see you tonight. Eh? A stasera. Beh, io cercavo il comandante. Sono qua io, dite a me. No, mi spiace, ma voi non dico proprio un bel niente. Sai quanto me ne importa. Eh beh, io gli devo consegnare questo messaggio urgente per lui. Per lui. Come parlate curioso. Io parlo curioso? Uè, signorina, io sono lombardo. In che parte dell'America sta? Che cosa? Quella cosa, quel paese che avete detto. Ma no, la Lombardia è in Italia, in Alta Italia, ma in Italia. Ah, in Italia, in Alta Italia. Su, dopo Sorrento. Appunto, un po' dopo, ma sono stati lì. E cosa fate sempre qui in giro? Io? L'attendente. Che aspettate? Nessuno. Ma come? Ma stavate detto che fate l'attendente? Ah sì, cioè faccio l'attendente, traduttore, interprete per il comandante. Ma se quello capisce tutto e parla meglio di voi. Eh già, ma se non capisce una cosa, trac, arriva il chic e gliela traduce, no? Ah. Cos'è che avete detto? Ah, ho detto ah. Ma voi napoletano lo capite? No, niente, neanche una parola, però lo sto studiando, quello sì, ho cominciato col linguaggio del gesto. E traducetemi questo. L'ultima delle romantiche. Ma cosa avete capito? Sapete quello che vuol dire? Io l'ombrello lo porto qui. Sicura? Sicura, sicura, sicura? Oh, bella, a me mi hanno detto che vuole dire un'altra cosa. Ma... comunque devo consegnargli questo messaggio urgente. È più di un mese che ce l'ho in tasca. Sapete per caso se si tratta del suo trasferimento? Uè, non leggo mica la posta degli altri, io, beh. Però non lo so. Potrebbe anche essere. Beh, allora è inutile che vi diate da fare a consegnarglielo perché l'ha già saputo. E si può sapere come? Gli hanno mandato un altro messaggio. Porca miseria, stavolta sì che l'ho fatta grossa. E allora partono. Cioè parte lui e anche la Gabby, sua figlia. Porca loca d'una loca, porca spenata viva, porca loca. Perché non gliel'avete dato prima? Perché? Perché con la scusa del messaggio potevo girare per casa e vedere così tranquillamente la Gabby, no? Piace sua figlia molto. Ma vi piace lei?
Oh, vi piacciono i suoi soldi? Come vi permettete? In povertà mia lieta, scialo da gran signore, cara mia. Poveri ma onesti, si dice al mio paese. Bravo! I soldi non danno la felicità. È vero, ma aiutano. Sapete che il comandante ha chiesto di sposarmi? Bel colpo! Bel colpo un corno! Non che a me interessano i suoi soldi. Io sono ricca di mio. Oddio, vedervi vestita così non è che si direbbe tanto, eh? Ma amico mio, io sono napoletana e sono ricca di sole, di mare e di canzoni. Bimba mia, la luna e il mare belli son per far canzoni, ma non danno da mangiare e la prosa non ci vuol. Legati troppo siamo a questo nostro suol. Meglio ed essere legata con catene a maglie d'or. Al cuore si può forse comandar, come amar si potrà che gli avvallani ad un papà. Ma tutte ormai le donne d'oggi di fan così, curve son. Io sono un'eccezione. Ah, mia cara, cosa vuoi cercar? Chi da solo il mondo può cambiar? Com'è che ti chiami? Io. Salome. Salome, una rondine non fa primavera e di sera. Salome, tutti i gatti sono bigi, lo sai, chissà mai, se un pochino di frufru, qualche ninnolo, un egret, un bijou ti prenderanno, come all'odol, allo specchio e all'on. Salome, Salome, dov'è più la virtù? Mi si dice che il marito se preside dalla sposa, ciò che par secondo il rito non si possa ma questo caso in me eccezional mi par. Sono libero e nessuno può mandarlo tra su me. Ma no, che a comandarci pensi tu, gioventù, hai con te, sei proprio tu l'anfangate. Mi fingere non sa, non sa regnar, sei mulan, io non so. Ti credo ma dirò. Tu vuoi dir che io sono un'eccezione? Ami Chic! Che nome curioso! Adesso sarà bello il tuo! Salome, una rondine non fa primavera e di sera. Salome, tutti i gatti sono bici e lo sai, chissà mai, se un pochino di frufru, qualche ninno di negri, ogni giù ti prenderà. Questa qui che mi fa le fusa. Aspetta. Meo. Salome. Una rondine non fa primavera. Miau. Di sera. Salome. Tutti i gatti sono amici e lo sanno. Meo. Chi sa mai. Meo. Se un pochino di frufru, qualche dito non è gre, un bijou ti prenderà, come al lato dallo specchio del mondo. Salome.
una scugnizza miliardaria. E non ci penso proprio. Gesù, che affare, che affare questo matrimonio. Ne parleranno tutti da vicolo a vicolo fino a sopra i quartieri. Mi sembra già di sentirli. Avete saputo la novità? No, perché? Di che si tratta? Si sposa Salomè e a chi si piglia un americano con un sacco di dollari? Io, un vecchio, non me lo sposo! Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, va! Ma sei un affare d'oro, d'oro! E se è d'oro, sposatevelo voi! E se lo chiedesse a me, non glielo farei ripetere due volte! No. Insomma, il vecchio dico no, no! No. Ma che vecchio è vecchio, quando un è miliardario come lui non è nemmeno vecchio. E poi, sai che ti dico? Al buio tutti gli uomini si assomigliano. Ma se è proprio al buio che uno se ne accorge di più. Ma no, no, e fallo per me, e fallo per tua zia che ti vuole tanto bene, che ti ha sempre tolto tutti i capricci da questa testa dura, eh? Ma tu mi devi dare queste capite? Tu mi devi stare a sentire. Ma come? Buttare a mare una fortuna simile? Ma tu ci pensi l'America? Via, via, uscire da questi vicoli puzzolenti, da questa fame, da questa miseria e poter campare finalmente senza doverci preoccupare di mettere più insieme il pranzo con la cena. Se fosse viva mia madre, cosa mi avrebbe consigliato? Ma quello che ti consiglio io, tu sei troppo giovane e devi dare retta a me. Salome, una rondine non fa primavera e di sera. Salome, tutti i gatti sono grigi e lo sai, chissà mai se un pochino di frullo, qualche nino lo medretto prenderà come allodola lo specchio. Ed allora Salome, Salome, dove più la virtù? E avete saputo la novità? Salome si sposa. Sembra di essere in un labirinto. E beh, il comandante mi ha detto di dirti, cioè di darti questo pacco qua. Adesso ce l'ho, un momento, eh. Adesso ce lo do. Eccolo, è per te. E anche questo qui è per te. Ed è qua. Beh, se c'è problemi per sapere quello che c'è scritto, ce lo leggo io. Sì, forse è meglio. Ecco. Non ci vedo bene. Il comandante Toby e sua figlia, in occasione della loro partenza, hanno il piacere di invitarvi al ricevimento che si terrà nella loro villa alle ore 21. Ah, è un invito? Zitta che non ho ancora finito. C'è un PS. Pubblica sicurezza! No! Post scriptum. Siamo lì. Spero, cara Salomè, abbiate riflettuto su quanto vi ho detto e deciso per un sì. In tal caso annunceremo il nostro matrimonio questa sera stessa. Vi aspetto con vostra zia. Ha invitato pure me. E voi chi siete? Perché non si vede? Io sono la zia di Salomè. Oddio, mi sento male. Parla su,
si burlano di te. Già ti senti fata d'una reggia incantata, stolta non sognare, ti potresti svegliare. Ma non rider più, mi credi indegna di fortuna, forse per invidia parli tu. Io sono me, e tu non ne parlai, questo angolo di gente si vede.
amici miei. Il comando ha deciso che la mia vacanza è durata anche troppo. Ma prima di partire da questa città che mi ha rapito il cuore, voglio mostrarvi un'opera di mia figlia. Mia figlia ha dipinto questo quadro con molto amore. Spero piaccia a voi quanto è piaciuto a me. Ha un titolo semplice, ma un titolo che racchiude in sé tutta la bellezza e il colore di questa città. Signori, Scugnizza. E questa sera è nostra gradita ospite, la dolce ispiratrice di questo quadro, che, se vorrà, diventerà mia moglie. Come on, come on, come on.
Gabby, scusate, ma sono molto raffreddato. Avete dormito con la finestra aperta? No, scusate, mi ho disturbato. Un poco, stavo sognando. Ecco, adesso mi ricordo dove. Dove cosa? Il sogno, mi sono raffreddato in sogno. Sogno? Sì, viaggiavo in treno da Napoli a Saltirana, ricordate il mio paese, vero? Sì. Quando mi sono accorto che nello scompartimento c'era un finestrino rotto. Potevate cambiare posto con qualcuno? Impossibile, nello scompartimento non c'era nessuno. Ma non sono ancora pronti, ma così faremo tardi. Vado a vedere io, papà. Good morning, comandante, scusatemi, ma sono molto raffreddato. Si vede e si sente, avete una faccia. Beh, se per quello c'ho questa soltanto, No, intendo dire che avete una faccia stanca. Sì, infatti, questa notte ho dormito poco e malissimo. Forse sarà perché la sera mangiate moltissimo e andate a letto tardi. È vero. Male, male, fate come me, che la sera mangio pochissimo e vado a letto con le galline. Ma davvero? Ve lo posso assicurare. E si divertono? Chi? Le galline a venire a letto con voi. No, chic, andare a letto con le galline è un modo di dire. Ah, scusate, comandante, ma ero convinto fosse un modo di farlo. Buongiorno a tutti. Eccolo qua, il mio futuro nipote. Simpatico, come sono contento. Io un po' meno. Ma però, pure mia nipote, dite la verità, che brava ragazza. Che... Salute. Quanto è bello. Quanto è giovane. E quanto è nobile. Scusate, avete ragione su tutto, ma in quanto a nobiltà. Ah, ma voi volete scherzare. Mia nipote discende dalla famiglia più nobile napoletana. E quale? Discende direttamente da San Gennaro. Quanto è bello, simpatico, quanto siete belli, quanto ridete. Grazie, comandante. Io vi devo ringraziare perché ci avete ospitato in casa vostra. Certo, mi dovete perdonare, mi devo abituare. E poi vedrete che bella figura che vi farò fare. Ecco, brava, intanto cercate di farvi corteggiare un po' meno. Io? Ue da chi? Ieri sera ho dovuto far mettere alla porta da uno dei miei camerieri il cuoco della pizzeria qui all'angolo che insisteva per vedermi. Guarda un po'. E poi ho saputo. Che avete saputo? Su, che vi hanno detto queste lingue malefiche. Non dovete dargli retto, quella è tutta invidia. No, non vi preoccupate, niente di male. No. Ho saputo che volete prendere lezioni di equitazione. Di che? Equitazione. Ah, il cavallo, sì, è vero. Ho avuto sempre una grande passione per i cavalli. Ecco, benissimo, prendete pure lezione di equitazione, ma attenta, perché da cavallo si può cadere. Ah, sì, ma per imparare si deve cadere. E una volta già sono caduta. Un mio innamorato faceva il cocchiere. Ah, ecco perché vi è rimasta la passione per i cavalli, Era bello? Bello. Frusta. Cappello. Bello. Carrozzella. No, non portava la carrozzella. E cosa portava? Carri funebri. Ah! Ma era uno spettacolo, mamma. Avreste dovuto vederlo quanto era bello, lui tutto vestito di nero, con questi cavalli pennacchiati, tutti neri. Plip, ploppo. Bello, comanda. Voi quando morite un funerale così dovete farvi fare. No, per adesso pensiamo a vivere, ebbene. Se vogliamo andare, siamo in ritardo. Ci stanno aspettando tutti a Sorrento. Veramente? Perché andiamo a mangiare fuori? Certo. Sì, sbrighiamoci, perché oggi mi sento una fame da ventenne. È salito. Trentenne. No. Quarantenne. Comandante, salite un poco con quegli N. Oggi vi porto in un ristorante da dove si gode il più bel panorama di Napoli. Sì? Voi accompagnerete mia figlia in macchina. Volentieri, comandante! Perché io e le signore prendiamo la carrozzella! Sì, mi schermi, aspettatemi! Guardate, mi schermi! Come mi piace questo ristorante!
Guardate, guardate i camerieri come sono vestiti. Sì, queste sono cose che facciamo per voi americani. Ma bella di zia, questi sono vestiti come si vestiva un secolo fa. Ah, brava, voi ve li ricordate? Pure voi dovreste ricordarveli. Vediamo che il cameriere si ricordi la mia pasta. Allora, come si dice, buon appetito. Buon appetito. Fermi tutti! Che succede? Non si può porta male, che non lo sapete? Cosa porta male? Come, 10, 11, 12 e 13. Siamo in 13 a tavola e mica vorrete iniziare un pranzo di nozze essendo in 13. Porta male! Dovevamo essere in 14, ma chi manca? Totò, manca Totò. Avete invitato pure lui? Certo, strano che non sia venuto, ma forse è stato trattenuto. Sì, dalle guardie. Poi, insomma, poche chiacchiere. Io in 13 a tavola non mi ci metto. E nessuno vuole contraddirvi. Chic! Eccomi, comandante! Vi dispiacerebbe mettervi a un altro tavolo? Sapete, bisogna rispettare le superstizioni. Ha fatto, comandante. Prendo il piatto vuoto e vengo. La pasta! Cameriere, apparecchiate un altro tavolo per il signore, per favore. Ecco fatto. Non bisogna sfidare la fortuna. Cosa ne dici? Oh, per me è quello che dici va bene, purché si mangi. Grazie, scusate tutti. Allora, come si dice... Buon appetito! Buon appetito! Uè, perché sono in vita? Stavamo proprio per cominciare. Ma sono presente, sto scostumata. Non vi preoccupate, giovanotto, a tavola! Allora, come si dice? Buon appetito! Buon appetito! No, fermi tutti, non si può! Adesso siamo un'altra volta in 13. Ah, sì. Oh, io ve l'ho detto e ve lo ripeto, in 13 a tavola non mi ci metto, Rimediamo subito, zia Grazia, sì? Eccomi, comandante! Mi dispiacerebbe tornare al nostro tavolo, sapete, la questione del 13. Signor no, anzi, signor sì, comandante, prendo il piatto che è sempre vuoto e arrivo, eh! Ah, ecco fatto, zia Grazia, tutto a posto, tutto sistemato. Grazie, scusate, ma quando uno ci tiene non c'è niente da fare. Maestro, musica, e adesso, come si dice, buon appetito! Buon appetito! E io non mangio! E perché, cara? Perché non mangio assieme ad un maleducato che arriva in ritardo e nemmeno saluta! E non ti preoccupare! Se è per me, mi levo subito dai piedi. No, dottore. Tolga il disturbo! Restate qua! Mi dispiace, ma cari amici, cerchiamo di non rovinare l'armonia di questo bel pranzo, eh? Certo, su. Amici, certo. Allora, buon appetito! Buon appetito! E no! E che mi facciamo da capo? Ho capito, me ne vado! La pasta! Scusate! Sono tornato per dire una cosa. Hai ragione, Salome, sono proprio un milano. In fondo questa è la tua festa e involontariamente io l'ho rovinata. Auguri, Salome, tanti auguri di ogni felicità. E mo che fai? Vai via. Ma no, Totò, restate qua. Sì, sì. E che so pazza per me. Soffusa di rossore in sull'altare, coi fiori d'arancio salirà la sposa. Ma spesso il fior d'arancio è un brutto affare e coglierlo è assai difficil cosa. Chissà se lui, guardandosi in dello specchio, non provi dentro una tremenda scossa. Chissà se pensa, sono troppo vecchio, è il giorno delle nozze o della fossa. No! Questo è il momento di rompervi le ossa! Salome, vorreste farci un regalo? Gesù, e che vi posso regalare io? No, si tratta di un regalo piccolo piccolo. Cantateci una canzone! Sì, caro Salome, caro! Grande belle di zia maestra, la sapete la canzone dell'amore? E allora canto belle di zia che tieni il galgalazzo di un angelo! Thank you.
so cosa avete. Voi siete malato. Malato grave. Siete innamorato. Io? Innamorato io? Innamorato io? Figuriamoci, innamorato. Avete ragione. Perché non glielo dite? E a che serve? Chissà, anche se la vedete felice, se la vedete ridere. Noi donne siamo fatte così. A volte ridiamo per non piangere. Piange? E quando piange quello? Ormai ha scelto l'America. Si cancella, ma il proprio paese chi può mai scordar? Nessuna cosa ci pare più bella, più santa par. E vincerò l'armonia del suo cielo, o scompare la
quanto sei bella! Quanto sei bella! Che fortuna questo mal di gola! Che fortuna! Ma che fai? Piangi! Sì, piango! Sono commossa per te che sei così bella, così elegante! Pensa un po', se ti vedesse tua madre! E se ti vedessero quelli del vicolo, quelli schiatterebbero dalla rabbia! Ma che fai? Adesso ridi! Ma questo che cos'è? Un'alleta mia non è padrone di ridere, di piangere, di fare quello che vuole. E che se maniere sanzionare mia, Salome, hai visto come ti guardava il comandante? Quello è corto di te! Che eterna lotta abbiamo visto! Sì! Ma no, porta male vedere la sposa vestita prima del tempo! No, ma io mi voglio far vedere! Ma è così bello! No, ti ho detto, vatti a sfogliare! No, questo è cos'è? Open the yes! Tra la 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 accomodatevi, buongiorno. Mamma, che faccio che avete? Eccellenza. No, comandante. Ah, comandante, io dovrei chiedervi una grazia. Una grazia che solo voi potete fare. Sì, sta a vedere adesso che io sono diventato San Gennaro. No, è che il momento solenne si avvicina e Salome è una vera bambina, quindi voi dovreste dirgli qualche cosa su quella cosa. Su che cosa? Quella cosa della cosa là. Ma io dovrei parlare? Sì. Ma diteglielo voi! Oh, comandante! Io sono signorina! Oh. Beh, ma insomma questa è bella, eh! Salome! Salome, il comandante ti deve parlare! A me! Sì, sì! Ma io non voglio parlare proprio con nessuno! Sì, e su comandante, siate buono e fatemi questo piacere. Ma che piacere, piacere? Ah, questo che cos'è? Comandante? Salome, vengo subito! Dove andate? Non lo sapete, che tengo il trasloco, tutta la roba che devo portare, io ci tengo e voi siate gentili, fatemi questa cortesia, ditegli tutto, vuol dire che se un giorno avete 5 minuti di tempo, spiegherete pure a me di che si tratta. Comando! Mi sento un nocciocche! Mi sento un nocciocche! Sarà forse la fabbrica che brucia le cose! Che volete, comandante? Mia, che faccia! Che avete fatto? Diciamo che ho dormito poco bene. Dai, allora solo me ne devo parlarti. Dite, comandante. Siedi. Prima di tutto cominciamo col togliere questo comandante. E allora, cosa vuoi, Doc? Ecco, dunque, si tratta di una cosa facile a farsi, ma difficile da spiegarsi. Perché difficile? Beh, perché di solito queste cose le spiega la mamma. Ah, e allora tu fai conto di essere mia madre? Ma io non posso essere tua madre. E allora fai conto di essere mio padre? Ma nemmeno tuo padre, sto per diventare tuo marito. Ah, no. Beh, comunque ci provo, eh. Tu apri bene le orecchie. Ecco qua, orecchie. Ecco, vedi, Salome, tu non ti devi preoccupare e soprattutto non devi avere paura. Io? Ma io non ho paura. Io devo spiegarti che cos'è il matrimonio. Dunque, il matrimonio è l'unione di due persone che si completano, capito? Sì, 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 e noi una volta sposati siamo completi. Siamo completi se il complemento c'è, ma se non ci fosse... Allora salta fuori il terzo. No, il terzo no. Il terzo sì. Ma anche se per qualsiasi motivo non ci fosse il complemento, il terzo non ci deve essere. Allora non ho capito niente. Ecco, vedi, Salome, un'unione è un po' come una danza, un ballo. Sì, adesso il matrimonio è diventato uno boogie woogie. Ascolta, anticamente si ballava a distanza, con passi leggeri, così. Poi venne la gavotta e si cominciò a toccarsi con la punta delle dita, così.
Quindi il valzer. E si cominciò a prendersi per la vita. Così. Poi venne il fostrò e la stretta divenne più forte. Così. Ora siamo allo scimmì e con lo scimmì viene anche il brivido. Che l'amore è uno scimmì! Ma certo! Dalla prima figurazione all'ultima è tutta un brivido. Vieni qui, ti insegnerò la nuova danza lo scimmì. E io non sono brava, ma ho della grande disposizione. Comincia, fa come me, lo stesso piede insieme muoviamo. Ma non è per davvero difficile cosa, ma pur graziosa. Sì, così, brava ben, l'allieva dell'antre. Scimmì, il mondo fa così, chi sta, chi fa, si sa. Ognun danzar vorrà, finché il danzar potrà, tue botti avvicinà. La vita in me è tutta qui, un giro di scimmì. Complichiamo ora un po', del più difficile cerchiamo. Palpa su, che sotto il sole, la vita sempre un giro più. Vuoi per chi non gioì, il giro passa e non ripassa. Ma se proprio vede, cambia tuo cavalier. Scimmì, scimmì, il mondo va così. Thank you.
notte, comandante. Good night. Buonanotte. Ci vediamo domani. Good night. Arrivederci. Madonna santa, grazie. Salome. Che fai qui? Sono venuta a portarti queste. Come sono belle. Quando le ho prese non erano ancora sbocciate, ma quando hanno saputo che erano per te, si sono aperte tutte. Dove le hai prese? Non te lo dico. E io te lo richiedo, dove le hai prese? Non voglio dirtelo. Se non me lo dici non le voglio. Le ho rubate. Rubate? A chi? Non ci ho pensato. Stamattina camminavo solo ed ero molto triste. Sono passato davanti al convento di San Martino. Sono entrato e non c'era nessuno. Mi sono inginocchiato e sull'altare, davanti alla Madonna, in un vaso d'argento c'erano delle rose. Mi sono avvicinato, ho steso la mano, ma vedo San Michele con la spada alzata che mi guarda furioso come per dirmi: se tocchi quelle rose te spezzo braccia, Lazzarone. Impaurito mi giro e vedo la statua di San Giovanni col dito teso così che mi mostra la porta come per dirmi: vattene fuori, ladro! Il cuore mi batte forte, forte, ma i miei occhi vanno alla Madonna. La vedo con le mani tese così, con gli occhi dolci, buoni, che pare dica: perché hai paura? Sono per lei. E prendile. E tu l'hai presa? Ma questo è peccato mortale! Ho rubato per te. Va, riportale subito alla Madonna e chiedile perdono. Tienile, la Madonna mi ha già perdonato. Se mi ha perdonato lei, perché non mi avevo perdonato? Sei pazzo. Si è sempre pazzi quando si ama. E io mi sono accorto che te voglio bene. Troppo tardi. E mi lasci. Lasci Napoli. Sì. Vieni a vedere. E dimmi, come vuoi lasciare tutto questo? Non c'è un minuto da perdere. Prendi i tuoi abiti e scappiamo. Scappare? Non scherzo. Scappare come dei ladri. Come degli innamorati. No, non voglio. Perché? Scappare, perché? Perché ci siamo accorti che ci vogliamo bene. No, Totò. Le vesti stracciate, ma l'anima sana. Rubare, che cosa? Il loro denaro. A che serve se noi vogliamo vivere così? Siamo poveri. Ma il sole indora pure la miseria. Ora vattene. Lasciarti, ecco come ti lascio. Non vedrai mai più notti così belle, scintillanti stelle argentare il nostro mare. Non udrai mai più così dolce suono, pieno di passion che ti sembra di puoi partire. Non vedrò mai più notte così belle, scintillanti stelle argentare il nostro mare. Non vedrò mai più così dolce suono, pieno di passione che
abbia fatto. Me lo potreste spiegare? Non lo so, ma vi giuro che è un arrivolto. Non le prestate pena, che cosa accanto a lei verrei a far? Le gemme non vedete, qui venni per rubar. Un ladro sono, un topo di prigion. Fatelo restare! Fatelo restare! Voi scatenate il vostro amico per salvar, ma io non ci casco e lo farò arrestar. Ma lascia, che io t'offro in don la libertà. Bastone. Hai visto la Gabi? Neanche sa che esisto. Beh, comunque adesso c'ha, asciuga gli occhietti e fai un sorriso al tuo amico Chic, dai. Non ne ho proprio voglia. Ma dai, cosa fai? Continui a piangere che poi mi viene da piangere anche a me, eh? Dai, su. Sa, vuoi sapere come finirà la tua fiaba, novella Cenerentola? E allora vieni col Chic e te la racconto. Allora, un giorno il principe rapì Salomè sul suo cavallo bianco e la portò via lontano, lontano, in un paese bellissimo, dove vissero per sempre felici e contenti. Lo credi veramente? Ma certo, diventerete ricchissimi, avrete tanti bei bambini e lui, anche quando sarete vecchi, vi amerà come il primo giorno che l'ha incontrata. Eh? Pensa, Salomè, la sera, passeggiando sotto la luna, lui ti dirà... Salomè! Così belli, Salomè.
siamo già al 6 gennaio. Guarda là. Salome, sono già bianchi gli annuffati i capelli, così belli. Salome, la tua bocca non ha più quel sorriso, il tuo viso, una nuca già solcò la tua voce modular, più non sa la tua canzone se la schiena si curvò, che vuoi far? Salome, Salome, non c'è più gioventù. Via una cosa più cara, ci ha portato via l'onore. A voi? Beh, veramente. Sì, sì. A tutte e due, a quell'angelo di mia anima bianca. Io qui rappresento la legge, e con la legge non si scherza. Un momento, ma mi spiego io. Benissimo, signore. Mettete pure verbale. La nipote è una sua povera vittima. Ah, benissimo, signora. Oh, malissimo. E allora, malissimo, signora, sì, che cosa devo dire? Che c'è stata una fortuna, si è riuscita a sfuggire alle furie di quel mostro. Silenzio. E ditemi, dov'è accaduto il fattaccio? Nella mia villa. Sì, a casa nostra. Ah, benissimo, brigadiere, mettete a verbale. Ecco, bravo. Sì, signora, mi scusi, ma la lampada io la preferisco questa. Ma non sai, io non mi vedo bene. Signore, la lampada deve rimanere qui, c'è un motivo speciale. No, signora, la lampada deve rimanere. La lampada è mia. Mettete a verbale. No, mettete a verbale, quello posso dire solamente io, perché io qui rappresento la legge. Ecco, la legge non si scherza. Grazie, signora, molto gentile. Introducete delinquente. Ah, no, questo non lo voglio vedere. E mettetevi a sedere, allora, signora. Il cappello!
quando parli con Mia devi toglierti il cappello! Commissario, ma io non ho ancora aperto bocca! Silenzio! Silenzio! Io qui rappresento la legge! Commissario, vogliamo stringere i tempi! Avete perfettamente ragione, comandante! Lo so, la polizia americana è sicuramente un po' più... anzi, no, con me non un po' più, però modestamente anche noi! Dunque, veniamo ai fatti, per il gladiore, mettete a far bolle! Veniamo ai fatti! Sei nato! Che domande, certo che è nato, sei stato qua! Signore, non facciamo dello spirito, eh? Andiamo, dove sei nato? Sono nato a casa, sì. Fatto in casa, col reciproco sollazzo dei miei genitori. È cresciuto mio sangue! Accelera! Che mestiere fai? Quello che faceva mio padre. Pure spiritosi siamo, eh? E tuo padre che mestiere faceva? Quello che faceva mio nonno. E tuo nonno che faceva? Tuo nonno? Quello che faccio io. E tu che fai? Io niente, non voglio mica ammalare. No, tu che fai? Voi che fate, brigadiere? Ma che state a scrivere? Non mi sa. Sì. Ma lo dico io quello che fa questo. Questo fa l'assassino. Sembra di essere al bar! Caffè! Eccolo! Tazzolella di caffè! Magnifica tazzolella di caffè! Modesta, senza la tazzolella di caffè non si può nemmeno ragionare! Grazie, signore, siete molto gentile! Si immagini, signore! Non c'è di che! E allora, vogliamo confessare, eh? A mia modestamente nessun delinquente ha resistito a lungo! Vedete! Brigadiere! Mettete al bar, eh! Guardami negli occhi. E guardami negli occhi. E guardami negli occhi. Commissa, sì. Non mi sarete mica innamorata di questo. Signora, prego, un minuto di serietà. E adesso dove vai? Ne ritorni in cella. Adesso te sistemo io, brigadiera, a verbale. Il prigioniero condanna deve evadere. Dopo furibonda colluttazione è stata ridotta all'impotenza. Addosso gli sono state trovate una berretta calibro 9, due coltelli, un fucile mitragliatore. Bravo mamma, in un cannone, commisso! Signora, la prego! Oh, io qui rappresento la legge! E vorrei non mi stessa! Madre santissima, qua finisce tutto quanto a schifissimo. Oh, vieni qua. Sì, vieni qua. Vieni qua. Maniaco sessuale. Allora tu non sei solamente un cinico assassino, no? Sei pure un vile! Un vile! Perché non hai il coraggio di ammettere il tuo delitto! Avanti! Coraggio! Che la tua gran giornata! Avanti! Coraggio! E mostra il fegato! E mostra il fegato! E mostra il fegato! E mostrati la trippa! Oh, qui rappresento la legge! Commissario! Ma che cavolo mi rappresento io? Sì! Posso spiegare tutto? No, benissimo. Tu devi stare zitto! Non devi stare zitto! Dovete credere a lei! Commissario, non le date lei! E invece sì! Dovete ascoltare! Commissario, possiamo rimanere soli? Soli? Non capisco! Confronta l'americano! No, 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 no. Uscire! No, no. Uscire! No, no. Parte, no, no. Torno subito, comandante! Cerco, vado e vengo! Potremmo cercare dei pretesti. Ma non li cercheremo. Perché noi non sappiamo mentire. Potreste essere più chiari? Quando ho detto sì alla tua proposta, non sapevo di amare un altro. Non me ne ero mai accorto. Nemmeno io me ne ero accorto. No, è che avrei dovuto accorgermene io. No, avrei dovuto accorgermene io. No, sta a vedere che adesso avrei dovuto accorgermene io.
Come si fa a dimenticare il passato? Non si può dimenticare il passato. Sì, questo l'abbiamo capito. Bene, vogliamo finire e arrivare alla conclusione. Ha ragione. Sei arrivato proprio quando stavamo per dircelo. Salomè è giovane. Anch'io, solo da molto più tempo di lei. Da troppo. E non mi sembra un uomo ben conservato per la mia età. Sì, ma non per la mia. Insomma, dove volete arrivare? Voglio sposare Salomè. Sposare Salomè, ma neanche per sogno. Su, sì, buono. No, finché sarò vivo io. Comandante, ma che c'entrate voi con noi? Noi vogliamo unire la nostra miseria. Sì, è vecchia questa canzone, la conosco. E allora fatecela cantare. Sì, la volete cantare proprio con mia moglie. Voi siete un gran signore. Certo. Ricco. Certo. Stimato. Certo. E allora ridatemi Salomè. No. Ma perché no? Come potresti vivere vicino ad una donna che ama un altro? Sento che morirò. E insieme a te morirò pure. Su, ragazzi, non fate così. Altrimenti fate piangere anche me. Su, su. È andato via. È andato via? Ma come? Scappato di galera? Beh, di questi tempi, sapete, non sarebbe il primo. Dica. E anche rapito Salomè. Sarà rapito mio nipote, il sangue del mio sangue. Oddio, 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 mi sento male, assassini. Su, calmatevi, calmatevi, zia Grazia. Aiutatemi. Devo dirvi che è fuggito con lei. Si è portato via mia nipote, il sangue del mio sangue. Su, coraggio. Voi siete una donna di buon senso. Non ne ho più. Piena di energie. Non ne ho più. Piena di sangue freddo. Non ne ho più. Di self-control. Non ne ho... Che cos'è? Self-control. Io non la so questa cosa, ma non ne ho più nemmeno di questo. Mi vogliono rovinare, mi vogliono buttare in mezzo alla via, assassini svergognati, ma se li pesco io li uccido a tutti e due. Sì. Comandante, vi rendo il vostro anello. E perché? Perché non è giusto che lo tenga io. Non è detto. Visto che non ho potuto sostenere il ruolo del marito, lasciatemi almeno sostenere la parte del testimone della sposa. E visto che navigate in cattive acque, lasciate che mi occupi io del corredo e della dote. Comandante, è vero che siamo gente povera, ma non possiamo. Sì, certo che possiamo, come no? Noi passiamo tutto quello che vuole il comandante. Voi siete il comandante, siete il padrone di Napoli. E fosse bello che ci mettessimo qua a discutere quello che passiamo e non possiamo fare. Quello che vuole il comandante, quello si fa. Grazie, comandante, accettiamo. Grazie. E allora? Ah, non ci passa nulla. Che è successo? Non allarmatevi, dicevo, di questa denuncia che cosa ne facciamo? Al ragazzo, cosa, lo lasciamo libero o gli diamo l'ergasto? No, è stato tutto un malinteso. Ora tutto è chiaro. Non è successo niente. Bella, non è successo niente. Sentite, non è successo niente, avete capito? No, veramente, il comandante mi ha fatto uscire un momento, non è che abbia tutto quanto capito perfettamente. Il comandante mi ha fatto uscire, voi sì, non avete capito, ma per forza! Voi siete un padrone e scusate. A me! Non me venite! Vabbè, sono io che vi estrago la ragazza. Oh,
Borghese, me ne volete andare sì o no? Io devo chiudere, con il traffico che c'è, mi ci vogliono almeno 2 ore per arrivare a Posillipo. Perché? Che festa è? Festa? Nessuna festa. Napoli è fatta così, mica occorre un motivo speciale per festeggiare. A Napoli si festeggia e basta. Thank you.